E allora, giovedì 28 marzo, buongiorno da Liberato Ferrara, dalla redazione di Per Sempre Napoli per la quotidiana rassegna stampa. Lo sperpetuo sta per finire, per quanto sia ormai privo di interessi, il campionato torna ed è pur sempre quello che intriga maggiormente i tifosi. La sosta della nazionale lascia il tempo che trova, alcune squadre si lamentano per gli infortuni, di base tutti si annoiano perché le partite non interessano a nessuno, per quanto sforzi si facciano per rendere credibile alcune gare come quella di martedì della nazionale contro il Liechtenstein, 6-0 il risultato finale, il Corriere dello Sport titola addirittura Mancio vale oro, perché l'Italia ha spezzato le reni addirittura alla nazionale numero 182 o qualcosa del genere della classifica della FIFA. La nazionale contro cui ha giocato l'Italia, quella squadra, a mio avviso, farebbe fatica a salvarsi in Lega Pro e non sarebbe neanche da primissimi posti in Serie D, per quanto il calcio in Italia ormai è davvero povero, soprattutto nelle categorie inferiori. Ma quello che abbiamo visto martedì, ma tutto sommato anche sabato con la più rinomata Finlandia, è uno spettacolo indegno. Si è voluto fare una formula con le qualificazioni delle nazionali che danno spazio a tutti. Probabilmente aveva ragione Sarri quando diceva che le grandi nazionali sono non più di 5 o 6, dovrebbero avere il diritto di qualificarsi a prescindere per le fasi finali delle grandi manifestazioni, perché poi in queste partite qua si assistono a veri e propri sperpetui, fermo restando che poi ti capita come al mondiale, non si qualifica né l'Italia né l'Olanda. L'Italia di Ventura ha fatto veramente un'impresa difficile da ripetere in futuro. Comunque, Mancio vale oro, francamente aspettiamo di vederlo, perché poi può darsi che davvero questa nazionale vincerà a mani basse le prossime manifestazioni, ma per il momento è riuscita a vincere due partite di fila contro squadre che la Finlandia farebbe fatica a salvarsi in Serie A, l'avversaria di martedì farebbe fatica a salvarsi in Lega Pro, quindi il 6-0 lascia assolutamente il tempo che trova. E prima di dire se questa nazionale è fortissima, io sono convinto che ci sono buonissimi giocatori, aspettiamo che maturino questi buonissimi giocatori, perché a 20 anni puoi fare belle figure in queste partite, ma in un torneo importante alla fine finisce col pagare dazio se non ci sono giocatori di esperienza alla base. Sabato la nazionale è giovanissima. Martedì era la più vecchia come età media tra quelle schierate da Mancini e non arrivava a 27 anni, il che la dice lunga sulla gioventù di questa squadra, che forse è un po' eccessiva. E i senatori che hanno giocato domenica, cioè martedì, scusate, cominciare da Sirigu per finire a Quagliarella, diciamo, non sono propriamente dei giovanissimi. Basta togliere Sirigu e mettere in porta il titolare Donnarumma, ed ecco che d'incanto la formazione titolare perde un anno in media. E comunque, aspettiamo un po' prima di esaltarci, anche perché si corre il rischio di bruciare alcuni ragazzi. È una generazione fortunatamente molto valida, ed anche i giovani che sono loro alle spalle, l'under 19, 17 e via discorrendo, stanno tutte facendo molto bene dopo una quindicina d'anni di oblio assoluto. L'Italia ha vissuto una grande epopea, diciamo dal 94, 98, 2002, 2006, fino ad arrivare alla vittoria del Mondiale, e in questo periodo a livello giovanile le nazionali italiane vincevano tutte. Poi c'è stato un tracollo assoluto e sono arrivati i mondiali del 2010-2014, in cui l'Italia è stata eliminata nel girone di qualificazione, e addirittura il 2018 in cui gli azzurri non si sono qualificati. Prima di dire che siamo tornati ai vecchi fasti, aspettiamo. Prima di dire che Mancio vale oro, aspettiamo qualche impegno un po' più probante, magari un po' più probante anche della Grecia che ci aspetta al prossimo incontro, forse la Bosnia, se non dovesse avere una doppia giornata di squalifica Pjanic, se dovesse essere recuperato del tutto Dzeko e via discorrendo. Con la Bosnia già sarà una partita un po' più interessante da questo punto di vista.
Vediamo velocemente gli altri titoli. C'è Malagò che dice: Roma, non devi fermarti per la vicenda stadio. Io ho sempre pensato che lo stadio a Roma, se si farà con grande lentezza per via degli scavi, dei reperti che verranno sicuramente trovati. Non immaginavo che ci sarebbero state degli arresti addirittura prima che ci fosse il capitolato della gara di appalto. L'evoluzione della nuova politica, la novità dei nuovi politicanti ha portato a questo, peggio di quelli della prima e della seconda Repubblica. Comunque non ci interessa di questo. È chiaro che lo stadio di Roma ha subito un rallentamento enorme e la Raggi, che non ha voluto le Olimpiadi a Roma per prevenire quelle che sarebbero stati sicuri episodi di corruzione, ha avuto sostanzialmente ragione, visto che le collusioni per esponenti, peraltro scelti da lei, del suo partito, sue persone di fiducia, ci sono state anche per il campo prima ancora che partissero le gare di appalto. Vabbè, comunque. L'altra notizia che vediamo in basso, aria fritta di mercato, Conte Mourinho, intrigo Inter. Non c'è veramente nulla, non c'è nulla neanche in questa pagina. Carlo e Claudio, che è una sorta, che è la presentazione di Roma-Napoli vista attraverso i due allenatori, che sono i due allenatori italiani che più hanno girato per il mondo, per l'Europa. C'è da dire che Ancelotti ha vinto ovunque è stato, ha vinto in Inghilterra, in Francia, in Spagna, in Germania, oltre che in Italia, ovviamente. Ranieri sin qui ha vinto solo abbastanza casualmente un campionato con l'Eister. Il paragone tra i due da questo punto di vista non regge, anche se oggettivamente poi Ancelotti ha avuto l'abilità e la fortuna di avere sempre grandi squadre a sua disposizione, grandi giocatori. Vedremo se e quando riuscirà a vincere qualcosa col Napoli, magari vincerà l'Europa League già questa stagione, ne saremo tutti ovviamente strafelici. Però insomma, la realtà è che Ranieri ha avuto sempre a disposizione squadre molto molto più deboli di quelle che ha avuto Ancelotti, e ci sta anche questa disparità nei titoli vinti. Parlando della partita di domenica pomeriggio, il palleggio del Napoli può mettere in tilt la Roma, il che in astratto è vero, perché il Napoli potenzialmente ha una squadra in grado di giocare bene la palla e fare un buonissimo possesso palla e mandare in tilt la Roma. Il problema è che non giocherà quasi nessuno di quella squadra, vuoi perché qualcuno è stato venduto, vuoi perché qualcuno si è infortunato, vuoi perché qualcuno, in particolare Zielinski, è squalificato. Pensare di poter fare possesso palla con la formazione che il Napoli sarà costretto a mandare in campo alla ripresa del campionato mi fa veramente, non dico ridere perché non è la parola esatta, però insomma mi lascia alquanto perplesso. Io peraltro spero che Ancelotti non faccia la follia di mandare in campo soprattutto Insigne, che dopo un infortunio muscolare ha bisogno di recuperare con calma, e sarebbe una follia rischiarlo adesso per poi perderlo contro le due partite contro l'Arsenal. Semmai si potrà tranquillamente rischiare Fabian Ruiz, che, avendo avuto una forma molto acuta di influenza, sarà debilitato dagli antibiotici, ma di sicuro non potrà peggiorare la sua situazione andando in campo. Tutto al più offrirà una prestazione al di sotto delle sue possibilità. Andiamo velocemente a capo, avanti, perché oggi veramente nelle pagine non c'è nulla. Il mio cuore toro è un'intervista. È un ritratto, un'intervista fatta da Walter Veltroni a Belotti. Io certe cose le capisco, le giustifico, e anche a me da giornalista è capitato di dover subire, tra virgolette, delle imposizioni, trattare argomenti che non erano proprio il top quando hai un determinato editore. Mi ricordo che quando lavoravo a Roma di Casillo, determinate notizie erano sempre abbastanza pressanti. Ritengo però che Gazzetta e Corriere della Sera, di proprietà di Cairo,
stiano un po' esagerando, anche perché si tratta del primo quotidiano nazionale, il Corriere della Sera, e del primo quotidiano sportivo al mondo, credo, come vendita, no? Sicuramente in Europa vende più dell'Equipe. Capisco le esigenze dell'editore, però insomma, Belotti esclusivo, non è che sia questo grande personaggio, o tutte le pagine dedicate a Kailo, sia con il Torino che quando si tratta di economia sul Corriere della Sera. Comunque, non ci sta niente di intrigante oggi, quindi prendiamoci questa intervista di Veltroni, che non mi risulta essere un grande giornalista, è stato un grande politico, per amor di Dio, che sia da Gazzetta dello Sport, da titolo principale come giornalista, faccio un po' fatica a pensarlo, perché altrimenti dobbiamo credere che un grande giornalista, Sconcerti, Gianni Mura, dovrebbero occuparsi del governo della nazione, perché se i politici possono fare da prima firma sui quotidiani sportivi, penso che i grandi giornalisti possano fare anche avere ruoli di primo piano nel mondo della politica. Comunque, anche io oggi, come dicono a Bolzano, sto pariando perché di notizie non ce ne sono. L'altro titolo importante è il discorso di Mauro. Mauro Icardi, per amor di Dio, si è aggregato alla prima squadra dell'Inter, siamo tutti felici, sarebbe stata una follia per l'Inter non utilizzarlo, però adesso basta, si sta allenando, avrà chiarito con i suoi compagni di squadra, va benissimo, vediamo quando intorno e valutiamolo per i gol che fa e non per i tweet della moglie. La colpa è di Icardi, perché se si sceglie Vandanara come procuratore, alla fine è lui che finisce nel tritacarne, però è la moglie, e che moglie, quindi suppongo anche che debba tenersela buona. Vediamo le pagine interne della Gazzetta dello Sport. Champions, la giornata del giudizio. Inter e Milan provano a scappare, le romane inseguono, il Napoli osserva. Il Napoli dovrebbe essere al di sopra della lotta, sicuro della sua qualificazione, probabilmente sicuro anche del secondo posto. Adesso all'ultima partita impegnativa, poi avrà almeno 7 gare con avversari decisamente inferiori prima di trovare l'Inter al San Paolo, la penultima, quando i giochi saranno probabilmente fatti. C'è l'ultima giornata a Bologna, che potrebbe non servire a nulla, potrebbe essere però molto importante, addirittura decisiva per il Bologna, che potrebbe avere bisogno dei punti della salvezza. E qui poi, insomma, al di là dell'impegno che va messo contro tutti gli avversari, io mi ricordo un Bologna-Napoli con un Bologna che non aveva nulla da chiedere al campionato, mentre il Napoli cercava i punti per andare in Champions, il Bologna giustamente fece la sua partita e vinse 2-0. Mi aspetto che il Napoli, quando va a Bologna, farà la sua partita e poi che vinca il migliore, e pazienza se il Bologna retrocederà per quella partita. Sarà anche giusto così, perché poi non sarebbe giusto far retrocedere altre squadre che hanno avuto la sfortuna di incontrare il Napoli quando al Napoli servivano ancora punti. Andiamo avanti, ricominciamo. Mauro vede la squadra al completo. Oggi Icardi si riprende l'Inter, anzi a Lautaro, la Lazio a rischio, e potrebbe essere un colpo di fortuna per Spalletti in questo momento, da un punto di vista, diciamo, di gestione del gruppo. Se Lautaro non c'è, sarà gioco forza reinserire Icardi, e quindi la cosa passa in cavalleria. Se Lautaro c'è, Icardi probabilmente dovrà partire dalla panchina, e quindi vabbè. Comunque, nuovo stadio a San Siro, sala resti del comune. Mi piace che c'è una lotta per fare gli stadi di proprietà. Il comune di Milano vuole assolutamente la proprietà del nuovo stadio. Io trovo una follia dover demolire il San Siro. C'è stata una levata di scudi ieri, l'ho scritto anche io, ma poi vedo che c'è stato un referendum tra i lettori della Gazzetta e tutti hanno votato no. C'è stata l'intervista a Mazzola, che è inorridito al pensiero che si possa abbattere San Siro. Benvenuti i soldi cinesi, americani, eccetera, però lasciano stare le tradizioni del calcio. San Siro, al di là di tutto, è il tempio del calcio italiano per la sua storia. Nessuno stadio è a quel livello. Pensare di abbattere San Siro è una follia. Coulibaly non si cede, avrà lo stipendio da top player. Vediamo se è vero. Si parla di uno stipendio da 7 milioni di euro.
che potrebbero tranquillamente molte squadre raddoppiare. Koulibaly è l'unico giocatore del Napoli e uno dei pochissimi del campionato italiano che vale sicuramente molto più di 100 milioni di euro e giocherebbe titolare in qualunque squadra al mondo. Andiamo avanti, sveglia Dzeko, Edin nel tabù olimpico, in casa nessuno così male, speriamo che si riprenda, ma speriamo che si riprenda non domenica contro il Napoli. Torna all'Ita, all'Juve, mi fa piacere per tutto sport, ma vedo fotografie, ad esempio, di Chiesa, non mi risulta essere un giocatore della Juventus, per il momento almeno. Il Mattino, prima pagina, si analizza i vuoti del San Paolo, beh, se il campionato è quello che è chiaro che la gente non corre allo stadio, e poi parla della voglia matta di Insigne di esserci, intervista di Ancelotti a Repubblica, il dominio della Juve non durerà a lungo, il Napoli è pronto. Il dominio della Juve è già durato a lungo, caro Carlo Ancelotti e caro titolista di Repubblica, perché 8 anni sono un'eternità. Il mio Napoli vincerà, dice Ancelotti nella seconda parte dell'intervista. Io dico solo amen. Questo è invece Repubblica. Ah, vediamo un po'. È il Corriere del Mezzogiorno. Il Paris Saint-Germain può convincere Haaland, resti a Napoli, speriamo. Vabbè, e con questo abbiamo concluso, sperando che da domani i giornali siano più ricchi, l'appuntamento è per la domani.